Ciao ragazze, benvenute nel laboratorio di specchio estetico. Oggi vi farò vedere come fare una maschera fai da te. È una maschera antiossidante, restituente, che va a dare turgore alla pelle e massima lucentezza. Vediamo quali sono gli ingredienti. Allora, andiamo ad applicare il limone, la curcuma, il miele e l'olio. Gli ingredienti sono questi. Adesso andiamo a vedere quante sono le quantità che vanno per creare appunto la nostra maschera. Abbiamo 5 g di miele, poi andiamo a mettere 1 g d'olio, un cucchiaio intero di curcuma e 4 gocce di limone. Io adesso qui ho preparato già la mia pappetta, quindi questa è la consistenza. Non deve essere troppo liquido e potete tranquillamente iniziare ad applicare la maschera, andando a metterla prima sul collo, poi sulla zona del mento e così via su tutto il viso. Dovete lasciarla almeno 15-20 minuti in posa. Mi raccomando, evitate la zona dell'orbicolare dell'occhio, quindi va applicata fino a qui. Potete metterla anche sulle sopracciglia e sulla zona della fronte. La lasciate in posa 20 minuti, risciacquate, applicate il tonico e la vostra crema idratante o sebonormalizzante, a seconda di quella che state utilizzando. Come vi dicevo prima, questa maschera è ottima perché va appunto a togliere il grigiore dalla vostra pelle e va ad illuminarla in modo tale che sia una pelle più viva, più compatta e soprattutto va a prevenire anche l'azione dei radicali liberi, quindi ci aiuta all'invecchiamento. E se volete fare un'azione ancora più potenziata, io ieri sera mi sono preparata anche la tisana. Vi faccio vedere brevemente, anzi vi dico quali sono gli ingredienti. Allora, sicuramente andiamo a mettere l'acqua nella nostra tazza, poi andiamo a mettere un cucchiaio pieno di miele, 4 gocce di limone e una spolverata di curcuma. Quindi potete degustare tranquillamente la vostra tisana mentre appunto vi fate la maschera. Fatemi sapere se la ricetta vi è piaciuta, se siete riusciti a farla tranquillamente e voglio vedere le vostre foto. A dopo, ciao!